andiamo a dimostrare una delle cose più esclusive della mia app, ovvero sia la programmazione a blocchi. Allora, siccome ovviamente non tutti sono esperti di Java programmi, ho utilizzato questa tecnica che è un po' come montare una volta come si montavano i Lego, ecco, la programmazione a blocchi. Creiamo un nuovo programma, per esempio lo chiamiamo Forza On, quindi abilitare sempre la mia app, per esempio. Andiamo nella modalità FNR Block Reprogramming. Ecco, da qui adesso farò una funzioncina semplicissima. Quindi andrò in Logic, mi prendo if, poi in zona FNR Enable prendo la condizione se è abilitato, ci metto davanti un not, quindi se non è abilitato, molto semplicemente abilitalo. Ok, ecco, questo vuol dire se FNR non è abilitato, abilita una funzioncina molto semplice. A questo punto, per mettere, faccio copy JavaScript to clipboard qui, poi torno di qua, tengo schiacciato, incolla ed eccola qua. Questa qui è la nostra funzioncina, if not FNR is enabled in linguaggio codice Java. Okay, quindi l'abbiamo fatto con i blocchetti, molto semplice, e adesso eccola qua. Ora faccio ok. A questo punto vedete è salvata sotto la funzione forza on. Ecco, se adesso la lanciassimo, run Java program, vedete, ha eseguito. Ovviamente non vediamo nessuna differenza rispetto a prima, perché adesso per esempio disabilito, ecco, disabilitandolo e ora lanciandolo, tempo una decina di secondi, ecco, vedete, da disabilitato è passato abilitato. Si può anche ovviamente, poi dopodiché possiamo attivarlo, metterlo per esempio on timer ogni 30 secondi, e a questo punto questa funzione ovviamente di per sé così fatta inutile ha la funzione di riabilitarlo in ogni condizione, ogni 30 secondi. Quindi adesso infatti io la disabilitassi, adesso tempo una trentina di secondi quando girerà il programma, la riabiliterà. Ok, siamo in attesa dell'abilitazione. Ed ecco qua, avete visto, ha funzionato. Diamo un'occhiata adesso un po' più da vicino al sito perché ha riblocchi, visto che prima si vedeva abbastanza piccino, piccolino in alto. Allora, qui comincia con i blocchi logici, tipo l'if e tutti i vari blocchi condizionali, i blocchi iterativi, i blocchi matematici, i blocchi testuali, le variabili, le funzioni, e poi cominciano i blocchetti tipici dell'FNR, raggruppati i vari comandi, così possibile, diciamo, agire sulle istruzioni della mia app. Ok. Bene, allora facciamo un po' il programmino che ho fatto prima, almeno lo si vede un po' più da vicino. Prima metto un blocco logico if, poi vado a cercare la condizione FNR is enabled, gli metto davanti un not dai blocchi logici e poi concludo con l'abilitazione, con il blocco abilitativo FNR enable e magari giusto per completezza. C'è già il default true, ma ce lo metto da qui. Ecco cosa si può fare da qui. Se volete, vedete, potete cambiare e mettere l'altra condizione. Quindi in realtà col false lo andiamo a disabilitare. Qui vedete adesso sulla destra lui ha già scritto praticamente il pezzo di codice corrispondente in Java a questi blocchi. E poi andando a fare copy JavaScript su clipboard possiamo memorizzarlo sulla clipboard e andarlo poi a fare il paste all'interno dello spazio dedicato nella mia app, sull'interno del plugin.